Sì, infatti, vedere l'anteprima i testi di questi due autori di questa sera è decisamente, sarà una serata molto ricca, anzi ricchissima di proprio diversi di atmosfere e soprattutto di poesia un po' alternativa. Adesso vedremo, poi cercheremo di conoscerli meglio. Adesso li vedremo anche meglio, perché Ernesto, adesso li vediamo sicuramente. Si parli di me. Allora, i protagonisti di questa serata sono la Luna, Elena Esternevola. Un applauso per Elena. Sole, anche se è sera, anzi notte, quasi, eh? Abbiamo Enrico Mario Lazzarin. Benvenuto. Sole di mezzanotte. Sole di mezzanotte, che è la cosa più, una delle cose più belle che possiamo bellissimo, vedere. Bellissimo, è vero. Allora, questi due autori sono accomunati da alcune cose, come vedremo. Beh, io ho fatto ridere un po' di persone, perché soprattutto sono accomunati per avere tutti e due nomi, eh? E quindi Elena Esternevola e Enrico Mario Lazzarin. Non li ho messi insieme per questo, ma proprio per la loro particolarità letteraria. Benissimo, allora io ripercorro velocemente il meccanismo della serata, cerco di essere stringata, perché è un meccanismo un po' complicato. Diceva, scusate, no, che non capiva perché sì. C'era Fabio, sì. Il responsabile, ho detto no. Non è mio padre. Ecco. Allora, vi dico soltanto velocemente appunto questo bel meccanismo che abbiamo studiato io ed Ernesto Bidotto. E i meandri di questa serata sono composti da una parte d'apertura, un'ouverture in cui ciascun autore presenterà una poesia che rappresenta un po' la propria produzione, quindi la chiamiamo la poesia di apertura, che non è una dei cavalli di battaglia, è solo una poesia per presentarsi. Dopodiché passeremo alla poem session, la parte più corposa della serata. Ogni autore presenterà 8 poesie, quindi una sorta di ping pong poetico, perché si alterneranno senza che io intervenga, perché mi rompo le scatole ulteriormente, si alterneranno a questo leggio e al microfono e veramente sentiremo delle cose bellissime, quindi 8 poesie ciascuno, veramente se anche tu non hai ancora scritto, no? una silloge questa sera, praticamente la presenti qua. Abbiamo scelto per questa edizione in modo particolare 4 coscienze critiche, sempre diciamo le stesse che hanno curato e stanno curando, diciamo, perché ci sono ancora alcune serate, due serate a testa, e sono persone che provengono, diciamo, dal mondo dell'insegnamento. Quindi abbiamo scelto per questa edizione Tiziana Gozzellino, Maria Rosa Quaglia, Daniela Zinetti e assolutamente, ma proprio perché è ospite qui questa sera e al suo debutto come coscienza critica, il professor Mario Parodi. Buonasera Mario, grazie per questo importante lavoro. Questi due ragazzi, adesso sentirete dal loro profilo, hanno una esperienza notevole col pubblico, dappertutto, in location. Che l'energia si sente, però sono ancora timidi, li vedo timidi, comunque così un po', soprattutto Enrico, tanto timido, vero Enrico? È un timidone, comunque adesso cerchiamo di farlo sciogliere, va bene. Cavalleria, come si dice, anche se è sempre la donna che presenta, ma cavalleria sia alla Luna, a Elena Esternevola, e un piccolo tratteggio, e già il tratteggio delle caratteristiche della biografia di Elena Ester sono veramente bellissime. Io posso leggere come tu hai scritto, eh? Elena Esternevola, 4 febbraio 1984, Sant'Anna di Torino, ore 4 di mattina. La sala travaglio più intima a disposizione. Il corridoio del secondo piano è in sala parto, luci al neon e radio a tutto volume che trasmette musica leggera. Così è nata Elena Ester. Non so se fu il suo primo impatto col mondo a infonderle questa fretta di vivere, che ha sempre avuto. Imparò a correre prima di camminare e a 9 mesi si frantumò la clavicola cadendo dalla libreria su cui era arrampicata. E qui la mamma ne sa qualcosa, si ricorda sicuramente.
Seguono domenica ad ascoltare mio padre raccontare di canzoni d'autore, a suonare la chitarra, giorni a rubare lettere di mamma dalla carta di scarto della sua copisteria. Una bellissima storia, mi è piaciuta molto, molto romanzata, bella la tua storia. Le prime righe sono della mamma. Le prime righe sono della mamma, ecco, infatti vedo mamma tra parentesi, quindi rubate da qualche suo quadernetto, taccuino. Scrivo Volo, la prima poesia a 8 anni, rimango tutta la sera in camera con i miei che cercano di farsi dire da dove l'ho copiata, finché capiscono che è roba mia. Bravissimo, 8 anni, quindi era già, si capiva già qualcosa. Di lì. A scuola invento laboratori di creatività e giornalini in concorrenza a quello della presidenza. A 18 anni via da casa, a 23 mamma di Nadine Esther. Oggi aiuto a crescere sia lei, sia la mia passione per la scrittura, che solo di recente sta pensando di ambire a pubblicazione. E quindi parlavamo appunto di tessere, che è in preparazione, vero? Lunga preparazione. Beh, però sarà sicuramente una bella raccolta. Prima o poi vedrà anche la luce, sicuramente. Ogni tanto lancio vernice su bottiglie di birra e se capita partecipo a reading o slam poetry. Progetto Calendoscopio, vi invito ad andare sulla pagina Facebook, facebook.com/calendoscopio, vedete quante attività Elena Esther e Fabio Bosco portano avanti. Si occupa questa associazione di organizzazione di eventi, culture, spettacoli, da spazio a talentuosi artisti dell'underground torinese e non solo. Il formato di Calendoscopio è una serata mix shaker di arti performative, tra la tradizione dell'open mic e la jam session. Gli artisti si mescolano nelle proprie esibizioni, anche improvvisando collaborazioni come tessere di un caleidoscopio, che di volta in volta dà colori e forme diverse alla serata. Dal magazzino sul Po, ai Murazzi Estate, alla Tour in Plage, il Caleido Stuzzico, per gli aperitivi artistici, se girate un po' su internet le vedete tutte queste attività, e il Caleidoscopio in Trip, le trasferte a Milano, Cuneo, Savona, Torre Pellice, Legni, Settimo, quindi ti sei esibita ovunque, infatti un po' di questi. E poi è carino perché termini dicendo, se poi volete sapere tutte quelle banalità, tipo ho una maturità scientifica conseguita da privatista al liceo scientifico tecnologico Avogadro, mai percorso di studi fu meno azzeccato, hai ragione, diciamolo, gli studi scientifici per noi non sono proprio il massimo. Ho fatto lavoretti saltuari, precari di vario genere, non ho pubblicato ancora nulla, e questo l'ha già detto, quindi cerco che sottolinea, ma sta lavorando a tessere, raccolta di testi, e questo che speriamo di leggere presto, proprio dalla produzione di Elena Esther Nebola, la tua poesia di ouverture, prego. Che si chiama Abbraccia. Ragni nel vento, i tuoi rami non mi toccano il cappotto, passo sotto e restano come grucce inermi che reggono il pesante, rapido, incessante scorrere di veggenti, persi, spinti, spiriti perduti, nulli, farciti di noia, infagottati nell'abituarsi a non saper guardare. Di che candore ti sei mascherata, anima mia? Con quale feroce pulizia? Di che colore hai le piume questa sera? Dimmi, quanto brutta sei, così svestita e straniera, sbilenca, che nemmeno sai d'esser zoppa. Le tue rotaie cigolanti fanno il verso ai passeri lenti, con zampette tremanti. Tu hai freddo, non ti darò tregua, nemmeno morta, quando faccia di tigre ti racchiuderà, che sarai con le ossa a pezzi, sgranocchiate dal solito topo. Queste poche foglie marroni non sono spugne, ma ventose pupille, per sturare frammenti di sogni secondi a fare i vermi, dirsi presenti in ritardo, e non rispondere all'appello, sparpagliarsi in fuga, odor di tartaruga, nido o guscio fa lo stesso, tanto in questo ghiaccio spesso non c'è posto. Rapidi, che c'è da sbrinare ancora i vetri, lo dicevano mamma e papà nelle mattine d'inverno, in cui la scuola si faceva tana tardi, col riscaldamento acceso a giorni. Portavano giù per le scale le bottiglie d'acqua, col fumo che usciva dai tappi,
dalle bocche stappate, solo per quei richiami strilli che neppure i rami allarmati di questi tronchi spelacchiati e comunque muti oggi riescono a replicare. Io cammino con le mani e volo ancora, senza ancora saperlo fare, e non mi soffermare. Hai gambe nude, gelate, labbra enormi, labbra stanche, labbra come occhi, per assaggiare ciò che incontri. Occhi unti, occhi molti, usali tutti, per chiuderli in casa, addormentarli, e poi immaginarti ogni cosa, pregandola di esistere, facendo della mente la tua fede. Lei non finge mai, se srotoli i sensi e non ci pensi. Tienimi addosso come il tuo profumo migliore, come lingua, parla quella della mia pelle, scivola e lascia il segno. Mi faccio acerba come sfortunato acino d'uva a gennaio e ti incrocio incerta, come donna mai uscita di chiesa, colpevole di non essere sbocciata, di sentirsi spaventata da vecchia. Ti regalo tre bracciali di colori diversi e ti guardo correre sul posto, intanto che aspetti fine inverno. Grazie. Lo so, non va rifatto, mai, rigorosamente mai, però vedo lì, mi hanno chiesto un padrino amato, che devo fare? Quindi chiedo scusa in partenza perché non si può che fare così. È un monologo che è tratto dal Grigio, che in realtà è lo spettacolo che meno amo di Gaber, però questo monologo, no? E non fa l'originale così. Che caldo! Mai sentito un caldo così soffocante. Non si respira. È finita. Questa volta è proprio finita. Lei ha deciso di andarsene. Non la rivedrò più. Benissimo! Era così innamorata! Io devo dire, negli ultimi tempi non ne avevo neanche un gran bisogno. Non gliel'ho mai detto per non farla soffrire. Mi ha lasciato lei. Bel colpo. Che caldo! Certo che anche lei lasciarmi con questo caldo. In genere preferisco mi lascino d'inverno. Lei niente, se ne va così, in una stagione qualsiasi. Torna dalla mamma, dalla zia, dalla sorella, dalla cognata. Ma possibile non mi pensi? Ecco, forse ora mi chiama. Ma certo, la telepatia, sono lì che lo osservo, lo guardo, lo fisso il telefono. Niente. Niente, sono qui da 2 ore e lui, zitto. Maledizione, hanno imparato anche gli oggetti. Quando li vuoi, niente. Appena sei al cesso, sì, ma non posso mica passare la giornata al cesso, che caldo. Ma lei non lo sentirà il caldo, eh? E allora perché non fa niente? Lo sa cosa vorrebbe dire per me in questo momento? Vedermela arrivare qui, tutta rossa, accaldata, amore, amore, ma certo, la resurrezione, il miracolo! È così che si diventa cattolici. È colpa mia, è colpa mia, ti amo più di prima. Ma lascia stare, dai, è una storia finita e basta, bisogna me lo metta in testa. Non si torna indietro, non è mica il gioco dell'oca. Magari uno pensa, la riconquisto? No, non si rimonta mai. Vai lì, fai un sacco di discorsi, preparati, belli, anche di quelli che fanno colpo. Ma quale colpo? Una volta facevano colpo. Ma cosa parlo a fare con questa faccia da cretino, perdente? Un pugno ci vorrebbe, pum! Invece di star lì a inciampare con le parole, un fiume di parole, che poi quella va a casa e pensa, ma che ha detto? Pum, invece, quello sì che se lo porta a casa. Ma che caldo! Colpa mia, sempre. Non l'ho saputa tenere. Ce la faccio mica io a fare una cosa seria. Riesco sempre a sciupare tutto. All'inizio per le donne sono un genio. Mi attaccano tutte le medaglie sul petto. Sono una meraviglia di uomo, l'unico. Ma perché duro così poco come meraviglia? Dopo un po' mi strappano le medaglie e mi insultano. Sei un egoista fottuto che non sa voler bene a nessuno. Né a me, né a tua madre, né ai tuoi figli. Tu non sai neanche cos'è l'amore. Tu sei capace solo di scopare. Magari non era mica un complimento. Significava completamente incapace di amare. Io, perché l'amore è una parola strana. Vola troppo. Andrebbe sostituita. Non sarebbe meglio chiamarlo la cosa? Potrebbe diventare più concreto. All'inizio io lei l'amavo. Voglio dire,
che ho avuto quegli attimi intensissimi che al momento sembra ti lasciano dei segni profondi, importanti. Ma la cosa non è questo, o meglio, non è solo questo. La cosa è trasformazione, percorso, crescita insieme. È un patto di sangue stipulato tra due persone e forse prima ancora dal destino. La cosa è l'amore, no, è un'altra qualità dell'amore. Una qualità che non rimpiange gli attimi perché diventa la vita. Non so se avrò mai la fortuna di farlo, questo patto. Forse ci vorrebbe un uomo. 100 volte ho provato a cambiare, a ricominciare, a reincarnarmi. Ma mi sono sempre reincarnato senza di me. Ecco, senza aver avuto una realtà, io passo evanescente tra i sogni di alcune donne che non hanno avuto la possibilità di completarmi. Ci sarà senz'altro il modo di fare la cosa. Altrimenti il nostro destino è quello di essere scorze di uomini, involucri, mai persone. Magari dei personaggi, simpatici anche, affascinanti, mai persone. Ma se è così, l'amore non sarà mai materia, terra, cosa. Sarà sempre una parola che vola, una farfalla che ti si posa un attimo sulla testa e ti rende tanto più ridicolo quanto maggiore è la sua bellezza. La dedico a mio padre, visto che non lo sento da 10 anni. Armando Nevola, sono abbastanza breve. No, è mio padre, e non era una dedica a caso. Gaber, lui l'ha anche conosciuto perché ha lavorato. Lui registrava Radio Città Futura da giovane e quindi l'ha conosciuto e mi ha trasmesso questo amore per i suoi spettacoli e per insomma, la produzione di tutto il Teatro Canzone, ma anche di parecchio cantautorato e di un po' tutta una parte soprattutto musicale, ma non solo, che è poi diventata anche la mia insomma, passione artistica. Gabe è un forse personaggio, anzi senza forse, che lui, a cui lui era più vicino, e forse lo è tuttora, non lo so perché da 10 anni non ho più alcun rapporto con lui, però mi è rimasto Gabe, è rimasto non solo a me, e mi è rimasto poi anche lui, si fa per dire, perché non è più qui come dicevamo all'inizio, questo monologo in particolare perché l'ho dedicato a tutti i miei ex, diciamola così. Vedo la coscienza critica che prende nota all'aria seria, vedremo dopo. Coscienza critica, siamo un inquisitore della Spagna. Non vorrei che ci facesse fare qualche tortura, cioè no, che lo vedo con un'aria molto severa. Sono profi della maturità, proprio quello ci toccava. Proprio quello, proprio il parodi. Va bene, allora, comunque lo sentiremo tra un po'. Allora, adesso partiamo con questa nostra poem session, quindi 8 poesie a testa in sequenza, quindi prima Esther. Buonanotte innanzitutto. E quindi sì, i testi sono, ma ci equilibriamo, perché io penso che i suoi sono un po' non lunghi, ma insomma sono consistenti. I miei sono più, c'è anche uno di Ellen molto breve, uno l'unico che ho breve, molto quello degli 8 anni. Prego, a te Ellen, vai. Ma poi si deve dire. Allora, partiamo con dei pezzettini brevi, però fanno parte di un testo molto lungo invece, ma non ve lo leggerò tutto, perché questo testo nasce in modo un po' particolare, tra l'altro è l'ultima cosa che ho scritto, completa, tolto qualche appunto messo qui e là. Carducci pubblica con una delle sue opere minori, che si chiama Levia Gravia, che la spiega dicendo che sono, si chiamano Levia Gravia, significa cose pesanti, cose leggere, e cose leggere per sentimento e stile mescolate a cose gravi per le stesse ragioni, spiega lui.
Poi c'è un gruppo salernitano di giovani ragazzi, secondo me molto di talento, che si chiamano Levi Agravia, che appunto hanno preso questo titolo di quest'opera per farne il nome della propria band. E hanno fatto uscire un disco, il loro secondo album, che si chiama Nel tempo che avanza. Io ho conosciuto questo gruppo, ho sentito quest'album, mi è piaciuto parecchio, e come talvolta mi capita, alcuni miei testi nascono così, c'è scritto, in questo caso addirittura proprio per ogni traccia dell'album, infatti sono 10 pezzettini, ma appunto non ve li leggerò tutti per fortuna, un pezzettino mio. Quindi loro, questo disco in realtà è tutto concentrato sul tempo, come una specie di concept album sul tempo, che viene visto come un ingranaggio, la copertina è proprio fatta con tutto un ingranaggio in cui il leitmotiv di un po' tutti i pezzi è il fatto che la musica, io allargo all'arte in generale, è quella che riesce a smuovere un cuore anche se arrugginito. E visto che io appunto spesso, come dicevo, traggo ispirazione dalla musica e da altri pezzetti d'arte, in questo caso è una menta creazione, e vi leggo qualche pezzettino di questo Levi Agravia. La radio ci ha abbracciati sempre e ci ha fatti abbracciare spesso. La mia terapia è la tua, la nostra compagnia. Come un ritornello ti tengo nel cervello e probabilmente era vero tutto. Il tuo arrivo, il palco, la birra in bottiglia, la vernice, il bacio, il letto, la ferrovia, la mano tua, la mia, la lontananza, la stanza. E probabilmente arriverai anche stavolta, sorriderai di traverso, non aggiungerai un verso. E probabilmente sentirò un altro giorno il bisogno di non dare spiegazioni a nessuno e salire su di un treno. E probabilmente sarà come nel primo, a farmi venire a prendere di notte e chiamarti scemo. Intanto sto a scrivere col vino, a saperti qui vicino, a seguire il mio gabbiano. Ti sembra stiano appesi meglio di te su quei fili da casa a casa? Ti sembrano più puliti, più acrobati o colorati? Si asciugheranno prima del tuo inchiostro che cola dalle vene? Ti ricordano il giorno, il dovere del giorno, il vestito del giorno? L'hai poi trovato quel sorriso stamattina? A pendolini spiegazzate, le tue lettere mai arrivate, le tue smorfie sparpagliate. Felice ha preso tutte le coincidenze ed è arrivato a non capire più niente. Ma la sua destinazione era una casa senza panni da indossare. Si traveste ogni ora di una fortuna diversa e la mia è stata a incontrarlo quando mi sono affacciata al tuo strano volo con ali grandi, dove il ridicolo sta nell'amore che provo. A seguirne le traiettorie con gli occhi all'insù, anche quando non ti vedo già più. Come nani, dentro pantaloni di flanella, a sentire freddo il primo vento e chiamare tutto destino. Come nani, a sciare su specchi, come vecchi vigliacchi, che la vita l'ha passata a pensare, non valesse la pena spenderla in nulla. Era tutto troppo grande, noi piccoli dentro la culla. E alle prime piogge, riuscire a godere solo da bambini, come nani dentro scarpe bucate, come imprevisti assassini, come nani impauriti, uomini muti, nani battuti da una natura che ha già vinto in altezza, nani ebbrezza che tormenta la testa, nani a far festa dell'assenza che ci attraversa, nani dentro le orme del gigante che ci ha scolpito la terra e non ci ha insegnato ad amarla. Nani come gnomi in un bosco fantasma che la fantasia già li annaspa e rimane paura. Nani come scusa un po' idiota per chi non se ne cura. Nani che chiamano oceano le pozzanghere in strada. Nani che chi non sa ridere è meglio che se ne vada. Gira e rigira una pioggia di maschere, gira e rigira in questo via vai di tornanti. Gira e rigira la Fenice, l'hai ribattezzata ancora. Gira e rigira, sono acqua, torno acqua, vivo in acqua, bevo acqua, sono acqua. Gira e rigira, ti evaporo in faccia. Gira e rigira, ti diluvio sulla bocca. Gira e rigira, mi allargo e ti abbraccio e ho mille arti e argini. Gira e rigira, mi svuoto in un fiume di parole ammassate. Gira e rigira, ti ritorno sulle labbra come saliva, come sale che non ghiacciava. Gira e rigira, siamo qua,
a guardarci nei palmi, e ogni mattina è lo stesso, freddo o caldo, pur sempre un ritorno. Svegliami domattina, è trascorsa la notte dalla finestra che le dita mi picchiettavano sulla nuca, la tastiera zebrata se n'è scappata per le valli dei miei miraggi immaginari. Gli scalini neri mi hanno fatto risaltare quelli bianchi che da sotto i piedi continuavano a scappare. C'è una luce blu che non mi ricorda il tuo tono di voce, l'accento non congiunge. Ti raggiungo se non dormo. Svegliami domattina dove le mie ciglia finiscono di picchiarti la testa mentre ti abbraccio e stai sperando. Svegliami mentre gli anni passano e non sei mai passato. Rischio di perdere un altro settembre. Rischio di non scendere da questo presente in grembo a un viaggio cantato. Calati dalla corda dove gioco a far la funambola. Calati da acrobata e lancia la tua bambola. Mi servono le tue mani vuote, voglio di più. Magari potessi pregare senza inchiostro o febbre dentro un occhio aperto del mio gatto. È profumo di rispetto e non lo spengo. Come un cero, se ne sta a ricordare che son viva e tu svegliami. Svegliami domattina. L'arte, gli eventi eccezionali, ma l'unica altra cosa in grado di disincastrare il nastro della mostruosa videocassetta, del tempo che passa sempre uguale, l'unico altro modo di uscire dal sistema è uno solo, l'amore. Questo è un pezzo che si chiama Campagne francesi e giaguari malinconici ed è la risposta a un altro testo di un altro autore che si chiama Limousine e Champagne. E quindi campagne francesi e giaguari malinconici. Ci sono luoghi dentro qualcuno di noi mediocri, come ipocrisie e vizi, cui si arriva arrampicandosi sotto plaid marroni d'inverno, che appena sposti solo di poco un lembo senti un'altra sciarpa già a farti gola. Ci sono luoghi fuori da noi dove ho provato ad accompagnarmi a lui, credendo di offrirgli poco più che una mia mano per campagne francesi e buio metropolitano, affinché gli suggerisse l'essere umano. Ma il vino non c'era e il pane pareva non bastasse. Ostie e vertigini sono commemorazioni invadente per crogiolarsi nelle lacrime del niente. Io non volevo altro, ma Dio santo, quel profumo puro l'ha scambiato per puro fumo che hanno usato come tanti a un certo punto. Così il giaguaro non ci ha protetto affatto, così melanconico nel suo letto a soppalco fra i rami in alto, svuotato troppo spesso e presto rieletto a stropicciate lodi d'amore mute, volte soltanto dopo ad ammiccare come prede al nuovo nulla con cui ha scelto nel moccioso divorato lutto di infangare ancora tutto. Allora, com'è il clima della sala? Vi piacciono questi due autori? Intensi, due stili veramente diversi, però vi ho accomunati proprio perché non so, vi vedo insieme nel percorso Fabio, letterario. Non vorrei creare degli incidenti diplomatici. No, ma lo associa subito alla poesia di prima, quella di Gabriel. Mi piace trombato. Oh. A grande ricchezza. Vedo comunque una platea molto interessata. Vediamo. Anche greco, anche greco. Sì. Interessato, certo. Le ragazze, allora Elen, è il tuo momento, prego. Allora, come ho più o meno introdotto, insomma, scrivo rispondendo a stimoli un po' come tutti, poi ogni tanto faccio qualche esperimento pseudo letterario così, ma poi ci sono stimoli che ti fanno scrivere basta, magari di botto, perché non si può farne a meno e probabilmente alla fine si capirà perché, ma solo alla fine. Questo testo spiega quello che sto dicendo e si chiama Ottobre. Autunno, chetami gli occhi,
saltellano impazziti come biglie d'acciaio tra Parigi e Cinisi. Intanto che si fa scuro, si illuminano insegne per la pianura e vinco con le mani aperte e ci appoggio il mento e tengo le mani aperte e le attraversa il vento. Autunno, cheta i bracci agli alberi, che la finiscano, abbassino queste loro fronde arrese, arresta questo danzare, temporale di foglie, spremiti in verdi e giallo e rossi e marrone, fanne tappeto dove sfrigolare le scarpe che mi devo asciugare, fanne tappeto i suoni in silenzio a scortare. Concentrati autunno, porta il vino alle taverne per piacere, che d'andar di frasca non è più tempo, te l'ho detto. Gli insetti cercano caldo, cercano d'entrarmi dentro. Cheta il senso di fame di noi vili, cheta le tue zampe, non prenderti tutto. Sceglimi tu le foglie da raccogliere e appendere in casa e quelle accartocciate da mordere come salatini, da calpestare come da bambina quando erano passi grandi da una all'altra. Non sei l'estate piatta, non sei inverno silente, non sei primavera che sboccia, hai il profumo del fumo di caldarroste con sale da scartare per saper del destino. 6 ottobre, sei nata fragile, hai gli occhi umidi e mi hai donato le stagioni tutte insieme. E 6 ottobre è nata Nadine Ester. Ecco. Poi eventualmente se qualcuno deve esprimere qualche quesito, non si può, c'è un piccolo spazio magari ve lo possiamo concedere. Prego. Allora, Nuovi Inizi, e questo qui è un pezzo che parla del Capodanno, dei miei Capodanni, e che non per forza sono il primo gennaio, però in questo caso sì. Unica ma non sola, schiamazzerei stramazzando sul pavimento, gattonerei, farei le fusa, soffierei, sbufferei, sgratterei le unghie sulla moquette. Piccoli salti tra sacchi di pazzie, intuito a mucchi. Innamorati del mio nome. Cercale tutte le Elena Esternevola della Terra, unica e sola. Incontrale tutte e scriverò una frase sul tuo biglietto d'invito al Caffè dei Vecchi. Tu che sogni hai? Quanti amori hai in questo momento? Quando mi stai seduta sul polso e mi poggi la mano, l'altra, dritta sul tuo fianco, sei più bella di Parigi. Prima abbiamo fatto la doccia nel sale, c'erano le onde alte, strano modo di fare l'amore. Una donna dell'Ottocento al braccio, no, non la so immaginare. Aspirano le foglie, soffiando fuori il freddo dalle bocche sulle strade, e mormorano qualcosa. Il circo, il tendone del circo m'affascina, ti ho detto. Ho cercato di vedere se scovavo il leone al guinzaglio, se usciva qualcuno dal tir a sporcarsi le suole sulla moquette di segatura. Ho pensato di partire con loro e non te l'ho detto. Gioco da equilibrista in casa quando ti guardo distorto, da bambina sul marciapiede. Da una parte cadi, dall'altra no. Ma io allargavo le braccia e dicevo pazienza ai miei genitori che andavano di fretta. E poi un salto. Mi dispiace aver litigato ieri tutte le volte, ma a te quanti sogni hai, quanti te l'han chiesto. Giocavo a tombola, sai? La sera con i semi di zucca, il pomeriggio con pezzettini di carta. Una delle due famiglie era più ricca. Oggi ci giocherei con i petali. Nonna mi diceva il fazzoletto nel polsino, lo tenevo sempre vicino al naso. I mobili nella sala erano disposti in posti diversi, il quadro col cavallo. Non c'è sempre stato, nonna aveva le guance piene, nonna non mangiava mai, poi è morta. Nonno non voleva foto e noi bimbi alle feste dell'asilo sempre in tutù, io viola, unica e sola. Ai maschi orecchie da conigli, non hai imparato ad ascoltare, a scappare, a saltare, io non ho imparato a ballare.
Nella sala c'era la carta da parati coi rombi scuri. Mio padre aveva i capelli tanti. Mio padre era lì. Il presepe io lo usavo per muovere le pecore. Oggi invento il presepe. Oggi no, ieri. La moquette verde, io ancora unica o sola. Alzavano il volume per il conto alla rovescia, i conti non tornano, è tutto un conto alla rovescia. Esplodevano bombe di fuori e loro tiravano sui calici. Fuoco in balcone, luci, a noi bambini le stelline luminose. Io ho paura delle stelle luminose. Un gioco in scatola sul pavimento. Tra canzoni e partite a carte, saprei starti anche distante. Non mi offrirono la sambuca non mi piace. Volevo sedurti, papà, la sambuca non mi piace. Ora, quella gente prende psicofarmaci al posto dei soffi, delle bocche, del freddo. Fuori aspirano foglie, salano neve. Abbiamo fatto l'amore nel sale, c'era il quiz musicale. L'abbiamo inventato noi, nella sala, sulla moquette ai piedi, sacchi di pazzi e mucchi di intuito. Abbiamo inventato il quiz musicale, ci cantavamo sopra. E cantavano in pochi, unici, a soli. Abbiamo inventato il quiz musicale, con i parenti siciliani venuti a vederci, nel quadretto tutto italiano tra bottiglie e sigarette. E tu giochi con le figurine Panini, che figurine forse non ne fanno più. Mischio carte e suggestioni. Lo fa anche l'inverno, dopo tutto. E adesso Elen, che ha veramente, io ringrazio anche gli autori per questo modo, insomma, di una recitazione, no? Quindi una sorta di esposizione, cioè identificano il loro stile, e infatti anche Elen, cioè, se le leggi tu è un'altra cosa, le tue poesie, sicuramente. Veramente dai uno, come dire, uno spaccato sempre della tua vita in tantissimi aggettivi, molto interessante. Mi piace questo stile di Elen, molto interessante. Anche perché dicevate no. No, no, ma comunque stiamo imparando a conoscere Elen. La coppa, vedo. E conosciamo sicuramente meglio Enrico, perché insomma da anni che... è cominciato un po' prima. Ed è uno stile, io trovo appunto quello di Elen decisamente variegato, unico. Come ti definisci tu? Unica. Sempre e unica. Complimenti, prego. E a proposito di inizi, questo è un testo a cui sono molto legata, perché è il colpevole di avermi fatto iniziare a leggere i miei testi in pubblico. Io fino al 2007 ero completamente contraria, se qualcuno mi veniva a dire, e ce n'erano, qualcuno pazzo. Chi mai lo direbbe? Che mi veniva a dire, ma portale a qualche appunto gara di poesia, non sapevo manco che cosa fossero, ma fai un reading, ma pubblica, io no, assolutamente no. L'unico posto dove pubblicavo i miei scritti erano una comunità MSN, perché Facebook non esisteva, sono vecchia anch'io, e nel mio piccolo. E che avevo messo su e ci mettevo i miei testi, ma eravamo tipo io e altre tre persone, probabilmente dei fake, che e quindi insomma c'ero io e io più o meno. E poi è capitata tutta una vicenda assurda il 16 agosto 2007, che è la data di questo testo, e quindi mi sono ritrovata sul palco. Quella volta lì non l'ho letto io questo testo, su quel palco in un paesino in Basilicata. E l'ha letto una giovane attrice di un'associazione letteraria, ma da lì poi, tornata a Torino, ho iniziato a cantare in giro, purtroppo, e si chiama Vino in Veritas. Sei sconfitto, ma continui. Ti trasformi in fulcro d'attrazione di tante delle impostazioni e costruzioni che fanno un personaggio mal digeribile di un'anima in disaccordo, piccolo ulchi improvvisato di un malessere che geneticamente ti porti dietro, ma non ti appartiene, ti volge alla pazzia, e ti prenderanno per indifferente alla vita, e ti guardano con palpebre sconsolate per non riuscire a capirti, e ti hanno detto chi sei e dove sta l'errore, e dove sta l'errore? L'hanno poi mai guardata, una terra desolata, con occhi stanchi ma attenti, per giocare a dirsi interpreti del tuo viso? No. Sarebbe logica adesso la presunzione di un verso d'amore male studiato. Invece l'emozione è solo quella di dirti che ci sono,
di cancellarlo e riscriverlo 375 volte, 376, 377, e poi te lo ripeterò sul palco, cercandoti nella platea, tra il dire e non dire che non riesci più a sostenere. 378, 379, ogni volta che apri bocca, ogni volta che sei capace di rimanere a bocca aperta. Lo studiamo qua. Gioco di ieri, ed è dedicata alla stessa persona di qui sopra. Era una breve, allora ho dovuto poi rifarmi. E mi pulisci gli occhi, mi spazzi via tutte le foglie secche, il fango. Ritorno bella, ritorno io. E perché sei tornato tu? Compari quando mi serve davvero, senza che te ne abbia informato. Ho capito da quelle telefonate di tutti i pomeriggi che dal momento in cui ho trovato la lanterna avrei avuto bisogno di te. È sera e prima di stenderci ti tolgo la maschera per farla riposare in pace. È fragile come noi, unica per questo. E mi metto a scolpire il tuo personaggio nel mio libro in modo che sparisca. Anche se forse ti spaventa, sembra di cancellarti parola a parola e lasciare solo colori. Tutte le mie partenze col rospo in gola, che duravano sempre 3 giorni. Ho ripreso quel treno 1000 volte, lo sai, non ho mai potuto dimenticarti, accantonarti, metterti da parte. E quella sinistra malinconia sempre appesa, come accappatoio alle palpebre. Ho capito quello che mi raccontavi tu. Mi è sembrata un'assurda catena al polso, al braccio, alla caviglia, lucchetto al cuore. E ci ho provato a disintossicarmi, ad andarmene dal labirinto senza fili. E mi sono seduta sul prato e ho preso a chiamarla spirale ciclica. Ci ho bevuto su qualcosa. Ma è così. Nessuno può cambiare le cose. La tua inquietudine la conosco e comunque sappi ha un buon profumo. E io ci sono. E mi importa tutto. Di quel tuo stare a guardare il mondo sul tetto come un matto, come un gatto, e di questo essere barchette di cartoncino sulla stessa onda, e agre, aspro, dolce, poi rassicurante dondolare, e sorpresa di bimbo al primo sguardo al mattino, che ricorda un regalo, arricchisce, e prima di noi l'aria, ci ha addobbati di gioielli veri, ci ha vestiti di giubbotti stretti, ci ha scaldati di santi e dannati vivi. Non è da tutti né per tutti. Dobbiamo prenderla com'è, questa perla dentro la conchiglia, questo rumore di mare segreto all'orecchio, da non far svanire, nodo che non scioglie. Dobbiamo dircelo, crederci sempre. E questo, intendimi bene, non è un brano, è un abbraccio. Eri ogni volta l'unico in quell'attimo a potermi restituire una bussola di legno senza lancette e un senso, il sorriso e un sollievo allo sgomento. Sei arrivato senza che ti chiamassi, non ti ho detto nulla, hai capito tutto, mi hai stretta evanescente. Per un altro giorno ho saputo che non ero sola, sei l'unico a leggermi l'anima come fosse spartito, pesa, pesa come un bagaglio in valigia, pesa la carta di quel libro eterno, pesa per sempre nelle nostre canzoni, pesante il timore che ho avuto di essere troppo, pesante il timore di quel che vuol dire, esserci sempre, valere. Ma questo contare è quello del finestrino da cui davamo di matto, quello dell'affetto, mare profondo che ancora oggi ti voglio, dove ancora ora ti vivo, uguale accresciuto d'amore ogni giorno. E ti vedo attento e ti scorgo assorto, e mi dico che in fondo volerti bene non può farti male, è ingenuo pensare. Ma quando vieni da me e mi dici sto giù, senza chiuderti solitario in stanza, io già so che impotente e distante, voglio solo riportarti sorriso e sospiro e conforto al tuo volto, impensierito, attonito, stufo, stanco. Mi sbraccio e penso e accorro, precipito a dirti che è bello che tu sia venuto da me, che voglio il tuo peggio, che non so darti altro che abbracci di sarto, vestito ritagliato, di carta crespa costruito, con pieghe delle mie mani, e linee spezzate, lunghi, contorni che definisco coi toni, di una maschera da bambini alle prove, di una scenetta da copione di poche parole,
È così che ti faccio scivolare dalle dita quell'urgenza, le forbici e la carta, e che arrivo vicino in distanza. E probabilmente è vero. Arrivi con quattro parole e dai riposo e umidi sguardi brilli, un disarmarci che sembra di sapersi addosso giocandosi due poker d'assi. Allora, passiamo all'ultima poesia della Poem Session, quindi la faccio ancora di Elena. Complimenti per i titoli, perché avete dei titoli eccezionali. Io ho sempre pensato un po' a questa cosa della... sono persone che non danno titolo alla poesia. Io sono dell'idea, un po' come appunto come Enrico e Elena, che un titolo in una poesia è molto importante. È una... come lo possiamo definire? Come, visto che assoluto Elena hai dei titoli molto, molto particolari che descrivono già, no? Quasi che cosa ci aspetta. Non ho mai capito io come creo i titoli, non c'è né prima né dopo, dipende dal testo. Quindi, delle volte un riassunto, delle volte del testo, delle volte... Però è irrinunciabile, no? Io penso per voi il titolo, sì, di una poesia, Cioè, io addirittura però da piccola, sì, nelle primissime, ne ho scritta una, il titolo si chiama Senza Titolo, senza titolo. Perché comunque ce l'ho dovuto fare. C'era un titolo, senza quindi titolo. Quindi, insomma, però è un... Prego. Ma io di solito scrivo prima il titolo, perché è da lì che parte. Da lì che parte, infatti, per esempio anch'io, per me è la stessa cosa. Poi ho alcune cose che non ho dato titolo perché non era partito da nessuna parte, insomma. Era arrivata. Benissimo. Ok, allora Elena, prego, l'ultima, allora ci prepariamo all'intervento della nostra coscienza critica, che sta terminando il suo lavoro dopo la show di ieri sera. Dopo lo dobbiamo pagare, sì. E dopo lo paghiamo, sì. Leggiamo altre 10 poesie. Va bene. E a proposito di titoli, questa si chiama S tra nei e parla dell'umanità perduta che ci fa diventare estranei. Ho ricominciato a tuffarmi nei miei fiumi di incosciente consapevolezza, di niente da dire. Deliro, delirio per me. E ritorneremo estranei. Ritorneremo estranei perché sono randagia come cane di strada. E tu troppo colto, troppo profumato, tanto puntuale, da non sapere più distinguere tempo da tempo. Ritorneremo estranei come tasselli di un coccio incollato. Ritorneremo poveri di complici sguardi silenti. Ritorneremo innocenti. Ritorneremo zitti come estranei violenti. Violenteremo quella notte di pioggia, o forse l'abbiamo già fatto. Ed io rimarrò incosciente cane di strada, e tu resterai nei tuoi profumi, senza mischiarti ai colori di una primavera che dannata è arrivata davvero. Estranei come soldati muti giusti di metallo, nelle loro corazze immuni da guerre. Questi poveri cristi in coda, cui distribuiamo pane come fosse bellezza, sono venuti a chiederci il segreto di cotanta giustizia, di tanta generosa giustizia, di tanta invidiata altezza, e ci guardano come eroi di battaglie in cui non ci siamo imbattuti, non battuti, non vinti, ci batteranno le mani, ci batteremo i pugni sul petto, orgogliosi di quel niente, trovandoci giuste giustificazioni, giuste sagge risposte per tutti, che giustizia e uguaglianza, e tutti uguali, senza sentirci più speciali, insieme ci sentiremo puliti, tanto puliti da guardarci dentro, trasparenti, e trovarci vuoti. Con tutti quei fantasmi in coda alla distribuzione del pane, a mormorare e chiederci conto, come fossero momenti non vissuti, che chiamano e fanno domande, perché non si accontentano mica, che hanno fame di pane e di sale. Detesto stare ferma, me ne fanno una colpa, ma questi disgraziati non li so guardare inerme, e me ne scappo come un verme, perché terra è casa, e a casa apparecchio per gli ospiti, che moriranno, vedrete, si ammazzeranno tutti. I soldati sono freddi, più morti dei fantasmi.
gli spareranno in fronte, gli spareranno in cuore, vi dico, non vorranno più sentirli urlare dentro, nel loro silenzio, di rumori di corazze e di carri armati di scarpe sbattute, stanno bene, si bastano, vivono uguale, soli, soli senza fuoco, sparano. E a me invece fa vomitare, devo strisciare, strisciare a terra per non farmi pestare, per mangiarmi tutti i loro cadaveri. I loro averi li ho venduti, li ho rubati agli avari e li ho ceduti in cambio di diamante puro, pure sporco ma puro. E mi domandavo già se lo fossi, Cherie. Ma sì, sono io, sei tu, ma sì. Non è colpa di nessuno, va così, o poi vedremo, poi. Ma sì, non so fermarmi e aspettare, ma sì, ora devo andare. Ma sì, ma ti volevo vivo. Ma sì, ma ti voglio correre incontro per le tue carezze da raccogliere, come collezionista pazza. E me ne collerei ovunque le carezze, come francobollo, come brezze, intorno. Mi sarei spedita al fronte, fronte a fronte, ma prima, questo prima, di assistere alla tua dipartita senza resistere. Tornate, tornate tutti, tornate affranti, tornate assolti. Tornate spenti o riaccesi dai venti, chissà quali venti, tornate in tanti. E mi trovate gli occhi belli, dite, quegli stessi occhi che hanno pianto per i cristi e per i vermi. Io, che cerco ovunque puzza di coerenza e amo gli sbagli e amo la giustizia, guardo questi impulsi pugili scannarsi, sgomenta e commossa, in faccia al sentire che non puoi razionalizzare né capire. Aver paura della morte e aver paura della vita, anima mia. A me piace essere e ho voglia di luce. Bisogna reagire, ridere, ridere, andare. E in questo scontro l'ansia trasformare in linfa ed energia. Ma tu lo sai, e su, via, via dal passato, a caccia di fortuna e capaci di sorpresa, credendo, credendo sempre nel dubbio e nella magia, poesia e mistero di questa follia. Le stelle arrivano, e se lo fanno è per farsi vedere. Vanità estetica, e in estasi sta a noi acchiapparle con sguardi coltelli, senza far loro del male, ma traducendole in lusso, in suono, in oro, quello vero. E io ti busso, busso a te, fiero e puntuale, ti busso alla schiena che sei intento a voltare distrattamente, ti busso alla porta della stanza, socchiusa, pigramente. Dal fatto che sono nati uno nel 1958 e l'altro nel 1954, io che amo lo sport, sono juventino, mi ricordano il primo scudetto di grandi numeri che c'è nella Juventus, cioè Sivori e Platini, per cui già questo mi associa a una bellezza assoluta veramente. Devo dire che poi il fatto che la Nevola abbia scelto come autore Giorgio Gaber si innesta proprio nel 58, perché questo autore a 20 anni aveva compiuto dei capolavori incredibili, in Nonna Rossire e molti altri testi. In quella Milano che era allora, sempre del 58, quando nasceva il nostro autore invece Lazzarini, portava avanti nasceva il boom economico ed era una città tormentata da profondi drammi come quello della banda di Biosotto, come quello del delitto Fenelloni, ma anche da momenti di altissima religiosità come l'avvento a Roma del Papa Roncalli, che era bergamasco, quindi della zona di Milano. Va bene. Per introdurre la poesia della Nevola, Nevola, no? Lei, Esther Nevola, sì. Mi sono rifatto a un altro cantante che amo moltissimo, cioè a Lucio Dalla. Perché Lucio Dalla, in una delle sue ultime interviste, ci aveva parlato di un probabile degli anni futuri e ci aveva detto appunto che saremmo passati attraverso un periodo ancora più drammatico e peggiore di quello che lui
viveva quando ci aveva lasciato già 3 anni fa, ma che comunque poi ci saremmo tornati, non dico un'età del loro, ma ci saremmo avvicinati a questa fatidica, a questa stupendità. Perché nelle poesie della Leona si nota, proprio di Esther, si nota chiaramente questa profonda, diciamo, tormento, ma si intravedono già le luci di un futuro luminoso, voglio dire, come quello che ci aveva indicato il grande cantante bolognese. Perché molte poesie della Nebula sono poesie, diciamo, autunnali, però di un autunno che è la stagione del ripensamento e della predizione delle calde roste, e quindi di una stagione completa, di una completa che assume in sé tutte le stagioni, superando sia l'estate, sia la primavera, sia l'inverno. Del resto anch'io amo profondamente l'autunno. Ho segnato qualcosa sulle poesie, devo dire la verità, abbastanza prolisse. Devo dire che sui titoli, c'è da dire una cosa, che io li ho letti, sono diversi. Cioè, gioca molto su... I titoli non sono quelli che sono stati declamati, ma hanno delle, graficamente delle versioni... c'è un polilinguismo proprio, no? Che denota, insomma, una, per esempio abbraccia la prima, no? Come tutte le anche altre, Campagne francesi, c'è un H in mezzo, Champagne francesi e Jaguar, la macchina, i Jaguari malinconici, va bene. La prima poesia che abbiamo sentito, che è quella, ottobre, la prima poesia è Abbraccia, che anche qua è Abbraccia con una B in mezzo, va bene. È una poesia che io, quella degli occhi muti, una poesia sostanzialmente direi quasi alla Macpherson, cioè a una poesia quasi ossianica, un passaggio, diciamo, fra il preromanticismo a un postmodernismo, ho cercato di vederla così almeno. Levi Agravia, va bene, ci sono oggetti inquietanti come tegole che tremano. Ci sono le lacrime di vino, questa è un'espressione che mi ha incuriosito. La vedo però, le lacrime di vino, come una magia taumaturgica. E i nani che sciano sugli specchi potrebbero essere visti anche come depositari di infantili possibili verità. In Champagne o campagne francesi e Jaguar i malinconici si nota chiaramente la difficoltà dell'amore, va bene. E in ottobre... quello è la poesia secondo me più significativa, perché si nota appunto questa grandezza della stagione del ripensamento. Nel Caffè dei Vecchi mi è piaciuta molto l'immagine della doccia nel sale per fare l'amore, tutto si consuma, l'inverno ingloba tutto, ecco perché l'autunno secondo me è una stagione che l'autrice predilige giustamente. In Vino in Veritas, la poesia più breve, anche se in prosa, va bene, è una poesia dove compare questo personaggio Hulk, no? Che l'errore comunque c'è anche in questo, nel mondo iperlaico di Hulk, che sia il peccato originale, me lo sono chiesto io. No, va bene, io me lo sono chiesto, che la poesia si può vedere. Però adesso tanti dirò modi. Di sì, in futuro. No, ma cioè, dopo Parodi vai tranquillo. No. Giocoglieri, c'è questo abbraccio di sarto, un vestito ritagliato, e andiamo a Parigi e date ritorno in un giorno, c'è il desiderio di fanale dell'amore, certamente questo bacio estenuante, anche se poi potrebbe rimanere il nulla, c'è questa visione, come dire, siamo su un precipizio, su un baratro imminente. Estranei al titolo più curioso, dove veramente i ruoli sono ben delineati, lei è della parte, diciamo, romantica del cuore, lui della mente e della ragione, sono corazze immuni da guerre, forse c'è bisogno davvero di una guerra per avere almeno i fiori di riconciliazione. Bisogna vedere
nel senso di riconciliazione. Vabbè, ma io spero, perché sennò tutto quello che ho detto va a parlare. Sono grisantello. Poi ho analizzato anche le ultime tre poesie, ma tu non le hai ancora recitate. Quindi, no. Quindi verranno pubblicate sulla Vediamo. Qual è la più gradita del pubblico di questa sera? Molto interessante e molto, direi, professionale e sul pezzo, come si dice. Ci sono diversi poeti, quindi può essere interessante. Quindi non è una, leggo tutte e tre. Tutte e tre, e poi votiamo al termine, quindi la preferita per alzata di mano, le sue. Esatto. Prego, Elena. Se ce la fate. Comunque non è vero del viaggio, perché il Molise è risaputo che non esiste, quindi... No, non esiste. Allora, odio madame, servitevi dell'odio. La seconda moglie di Dostoevskij racconta che chi veniva a comprare le copie del romanzo I demoni spesso ne storpiava il titolo. Qualcuno lo chiamava Le forze nemiche, un altro diceva Sono venuto per i diavoli. Ti chiedevo una lettera, non è mai arrivata. Chiedermi di scriverti una lettera non è previsto. Le lettere chiedono loro, quelle vostre cartelline da regista, i fidanzati, che limonano tutto il pomeriggio sulle panchine della primavera. Li odio e mi fanno tenerezza. Odio e amo questo perenne fluvio di inadeguatezza. Per me, che con le illusioni ci gioco fino a farne ossessione, e non scorgo differenza fra quelle, presente e occasione. La febbre è cartello di divieto che brucia. Sono venuta per i diavoli. Ho scelto da tanto, bimbo, desiderio che trascina piuttosto che cedevolezza. Il desiderio è più nessun suicidio dentro ad una convenienza. Se ancora ti sono fantasma, a spaventarti in casa senza esserci, è solo per l'inganno di questo tempo matto che ci incastra rimanendo sgomento. Ho scelto, piccolo, io non mi mento, io non ti sento, ho scelto il mio vento e non me ne pento, non c'è novecento che ci abbia redento, e un muoversi lento, ma a stento l'ho spento, attento. Io tento e spavento, dissento e argomento, rallento, rammento e riascolto l'accento che ho, nascosto da qualche parte, che vien fuori giusto quando mi infurio. Senso di impotenza un cazzo, io la odio, a lei rinuncio, la rifiuto, mi imbarazza, cambi faccia, cambi veste e si converta. Piccolo, non posso rimanere a cullarmi di te, dentro c'ho un mondo, si pago, sto scappando, non meno ottusa degli angoli in cui sbatto, sbam, non meno di queste mura che rifuggo. Smetto così di chiedere se siamo sulla stessa barca, ognuno è solo e libero dentro la sua e come bene sia, ci si è semplicemente incontrati, come tutti quei forestieri che s'agganciano per svista, passandosi testimone di staffetta, uno sguardo soltanto e poi si aspetta. Ti dono le ore che ho qui, spendile per immaginare o come ti pare, io ci pago la sensazione di vite parallele, migliori della mia, distanti dalla mia, più vicini alla mia della mia, ma non è mica facile, sai, tener l'equilibrio, fedele all'istinto, fedele a te stesso, no, e poi cadere, tuffarsi, amare, non sapere nuotare, tornare su con l'onda che sale e aggrapparsi da sé, alla zattera di legni legati da corde e da gambe di pianta, tant'è, parcheggia. Attendi ancora un secondo, malinconia, mordicchialo piano l'orecchio e fai scorrere questo barlume di emozione rimasto lì, portatelo via, manda via le scintille, falle addormentare, ma sì, magari dormi, mettiti a dormire, per poi poterti dire che era giusto allucinazione da collezionare, da mantenersi caldo il mattino, da far scivolare dentro il fischio di uno zufolo che in questo pomeriggio incredibile, chissà perché non smette di suonare, proviene da lontano, lontano che non gli puoi sfuggire, lontano che lo puoi solo sentire,
come prove di scena che non son più da toccare. La bambina dalle lunghe trecce, tenace e burattino, con un filo di paura e uno di profumo, ripeteva sempre lo stesso giro di note rievocate, forse per il saggio di scuola, forse per non sfigurare, forse per languore che muove nello stomaco, ma non è mica fame. Bau, che fa così. Ho visto Woodstock, ho visto l'odore del palco, ho ascoltato le tinte della pioggia, pioveva a Woodstock, ho annusato il suono del prato, ho toccato l'estasi quando quella corda mi ha presa dai piedi ed è divenuto silenzio il cielo. Acido e narcotico, più circoli nel mio corpo, più mi guarisci. Mi riprendo la mia faccia. La vodka strappata al discount colora di lucido i cristalli quando non ammazza. Ho sulla mia smorfia preferita, pescamela dal viso. Se ci riesci, puoi scambiarla per un dono. La sorpresa rimanga alla nostra tavola a divorarsi tutto di noi, imbandita al quotidiano sopravvivere. Ringraziami per i segnali di fumo e le lenzuola macchiate. Non ho più biglietti di augurio né soldi di carta. Ti lancio una moneta che è più falsa della luna. Pagami da bere e lasciami credere ai miracoli. Che per andare a Woodstock ci sia bastato il rumore del motore. Sono stata a Woodstock, ma non te lo racconto. Non ho più fiammiferi, farà buio presto, buio pesto. Graffiami la schiena e poi stai zitto. Sono stata a Woodstock, ma non me lo ricordo. Le mie matite colorate. Oggi dormo nuda. Mi ritiro adesso, perché ci pensano i passeri. Ho bisogno di confusione. Devo sentirla per raccontarla. Ogni tanto vi metto al bivio. Lo so che non lo sai, ma basta una parola a dirmi di te dove l'esitazione è già condanna. Non devo riconoscere i ricordi che hai nello zaino, non voglio sapere le idee che metti avanti. Serve che mi parli al bivio. Sorrido e stai lì a guardarmi, scettico come un giunco. Io ti ho perso, di andartene l'hai deciso tu. Troppo inconsapevole perché potessi amarti. Rido ancora e mi hai già lasciato. Ti arrabbi perché non capisci. E allora mi si allarga quell'emozione, sorrido di più e non mi comprendi. E allora rido, ma non diventa schiamazzo, ti ammazzo. Un colpo solo e non sai da dove. Quando te lo dico io. Non puoi morire senza sapere quando. Sarei io ad averti lasciato ed avrei scritto per niente. Ridevi tu, schiamazzi la riempivano tutta la notte, la luna controllava imbarazzata il tuo bicchiere e tu eri troppo sobrio per accorgerti. È stato mentre ero lì ed eri lì. Lasciarsi sarebbe stato più facile altrimenti. Mi hai guardata voltarti le spalle e non ti avevo tradito. Ma non hai mai saputo creare note a margine di quell'attimo, vero? In cui mi hai lasciata ed io che ti stavo dando il buongiorno come una scema quella notte. Era chiaro lì che giocavo a toccare il bordo del mio cappello così uguale al tuo da uscirne pazzi insieme con una birra o un'amica per quella notte, in quell'alba che non arrivava mai, con quella luna imbarazzata, travestiti da grandi, bloccati nel fermo immagine in cui eravamo più noi. Vi ho pensato tutti, non è vero che rido, mi viene. Ti ho trovato al bivio, tra le matite colorate, la luna sporca, in un'alba finta. Mi chiedi sempre come sto e non sai mai dove sono, dove sei. Era ancora buio giù in quel bar, ancora buono quel vino rosso. Noi davanti a noi, in quel tavolino spazioso, ti ho chiesto dove andavi ed è stato il tuo addio. Ricordati che l'hai deciso tu e che sono come mi dipingi. La porta è lì, la spingi, non so mai bene cosa scrivo, ma non mi hai mai tradito. Ed eravamo di fronte a noi, di fronte a tutto senza che lo sapessi. Tra noi solo un piattino bianco. Ne avrei spaccati tanti più avanti, ne avrai.
e quella foglia di menta rimasta nell'aria e nel piatto che ha detto poi tutto. La risposta allora era nelle venature di quella foglia come di questi, in quelle vene come nelle nostre, e rido. Allora ringraziamo, accordo applauso per Elena Starnebola, Enrico Mario Rattarin, il professor Mario Parodi per la critica, grande lavoro che ha fatto, grazie per i testi bellissimi che ci avete presentato, veramente grazie Mario, una bellissima serata. Grazie. Allora, ancora un attimo, il centro studi ha pensato di consigliarvi un piccolo ricordo di questa serata. Allora, questo è per Elena, l'ho messo già in ordine. Allora, se lo volete aprire, non c'è la data, ma c'è il simbolo di questa rassegna, il vostro nome, anche a Mario Parodi, è un dono così che vi porterà, spero, fortuna. Come voi avete progettato, bellissime